I moderni computer GPS per mountain bike sono delle autentiche meraviglie tecnologiche che racchiudono diverse funzionalità, quali tracce GPS, controllo dell'allenamento e moltissime altre interessanti funzionalità, tutte altamente affidabili. Il test è stato condotto da una nota di rivista di mountain bike in lingua tedesca che ha messo a confronto 6 modelli: Garmin Edge 1030, Garmin Edge Explore, Lizaine Mega XL, Polar V650, Sigma ROX 12, Wahoo Element GPS. I link di tutti i dispositivi li troverete in descrizione. Vi ricordo che l'iscrizione a questo canale non vi costa nulla. Cliccando sul bottone e la campanella a fianco avrete il vantaggio di ricevere delle notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. I moderni computer GPS sono più simili ad uno smartphone che ad un semplice tachimetro. La particolarità dei GPS per mountain bike è quella di fornire una costante ricezione GPS, anche laddove il segnale potrebbe risultare debole. È preferibile acquistare dispositivi dedicati invece di utilizzare cellulari, perché questi offrono più robustezza, protezione contro l'umidità, batterie dalla lunga durata e una comunicazione stabile con i vari sensori per il monitoraggio della prestazione. I test sono stati condotti valutando 5 parametri principali, ad ognuno dei quali è stato dato un peso diverso in base all'importanza. Il primo parametro valutato è l'accuratezza della navigazione, a cui è stato dato il peso maggiore equivalente al 40% del risultato finale. Il test è partito dalla prima operazione che si deve fare per installare una traccia GPS in formato GPX, connettendo il dispositivo al computer. Il test ha controllato anche la fedeltà della traccia copiata sul dispositivo, includendo anche percorsi off-road poco conosciuti in OpenStreetMap. Tutti i dispositivi si sono comportati molto bene, con l'eccezione del Sigma ROX 12, che ha ridisegnato il percorso su un tratto di strada più conosciuta ad OpenStreetMap. Il secondo parametro valutato è quello della funzionalità e semplicità d'uso, a cui è stato dato un peso del 20%. Le funzionalità devono essere di facile comprensione e il dispositivo deve garantire una connessione rapida e precisa alle tracce GPS. Il terzo parametro valutato è quello del numero di funzioni disponibili, a cui è stato dato il peso del 15%. Chiaramente il numero delle funzionalità fornite dai dispositivi varia a seconda del modello ed alcuni potrebbero avere più funzionalità rispetto ad altri. Il quarto parametro valutato è la durata della batteria, a cui si è dato un peso del 15%. Tutti i dispositivi sono stati testati in condizioni esterne identiche: temperatura, posizione, luminosità del display, ma senza segnali acustici, connessioni telefoniche e con sensori disaccoppiati. Il quinto e ultimo parametro è la luminosità e chiarezza del display, a cui è stato dato un peso del 10%. Le schermate in bianco e nero di Lizaine e Wahoo e le loro mappe schematiche sembra abbiano reso l'orientamento più difficile. Non essendo forniti di touchscreen, lo zoom e il riposizionamento di una sezione della mappa sono risultati più difficili. Il giudizio finale è stato assegnato in base al punteggio: insufficiente fino a 44 punti, soddisfacente da 45 a 59, buono da 60 a 74, molto buono da 75 a 89, eccellente da 90 a 100 punti. Il test ha portato al seguente risultato. Per quanto riguarda la navigazione, i Garmin la fanno da padrone con 5 barrette su 5. A seguire troviamo il Sigma ROX 12 con 4 su 5, mentre gli altri ottengono lo stesso risultato con 3 barrette su 5. Parlando di funzionalità e semplicità d'uso, anche in questo caso i due Garmin ottengono 5 barrette su 5, Sigma e Polar 4, Wahoo 3 e il Mega XL solo 2 barrette. Per il numero di funzioni il Garmin Edge 1030 stravince su tutti. A differenza del Polar V650 che ottiene solo 3 barrette, tutti gli altri ottengono 4 barrette su 5. Per la durata della batteria il duello lo vincono i due modelli con display in bianco e nero, vale a dire Element e Mega XL, che si aggiudicano 5 tacchette. Garmin Edge 1030 e Polar V650 ne ottengono 4, mentre il Garmin Explore e il ROX 12 solo 3 barrette. Per quanto riguarda chiarezza e luminosità del display, si comportano tutti piuttosto bene. Con l'eccezione del Mega XL che ottiene 3 barrette su 5, tutti gli altri modelli ottengono 4 barrette. E questo è il risultato finale. Sul gradino più alto vanno i due modelli Garmin.
ed in terza posizione si attesta il Sigma ROX 12. Per concludere, vorrei dire che prima di acquistare un dispositivo GPS dovreste avere ben chiaro quali siano le funzionalità per voi più importanti. Alcuni dispositivi potrebbero avere più funzionalità orientate ai parametri di allenamento rispetto ad altri che invece prediligono una navigazione più precisa. Garmin Edge 1030 e Sigma ROX 12 hanno entrambe le virtù, ma il Garmin Edge Explore, per esempio, mette la navigazione al centro di tutto. Anche il Polar offre ottime funzionalità di base per l'allenamento e la navigazione, nonché un'elevata durata della batteria e un touchscreen. Per maggiori informazioni riguardo le caratteristiche di ogni dispositivo, come per esempio la durata delle batterie, vi consiglio di visitare i relativi siti internet. Tutti i link li troverete in descrizione. E con questo è tutto. Come sempre sentitevi liberi di commentare quale dispositivo, secondo la vostra esperienza, potrebbe essere consigliato alla comunità di MTBT. Con questo vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!